Allora, siamo qua con il vice sindaco di Finale, Giovanni Ferrari. Ieri c'è stata la prima uscita della lista per Ferrari sindaco, con anche la presentazione di qualche nome. Sì, vice sindaco Ferrari, ci vuole raccontare qualcosa della sua lista, dei progetti per le elezioni amministrative del 2014? Sì, ma più che un'uscita ufficiale è stata una dichiarata tra amici, cioè abbiamo preso un aperitivo fra quelli che stanno componendo in questo momento la lista, che non è completa perché mancano due o tre tasselli, in quanto ci sono parecchie persone che mi devono dare una risposta e vediamo quale sarà la lista migliore. In quel momento lì, forse proprio ieri, mi sono reso conto per la prima volta del grosso rinnovamento che abbiamo nella nostra lista, nei nostri nomi. Ci sono tante persone che sarà per la prima volta che si affacceranno alla vita amministrativa di Finale. Questo mi ha fatto molto piacere, anche perché ho visto tanto entusiasmo. Professionisti, artigiani, commercianti, albergatori che danno la loro disponibilità per il rilancio di Finale, per un nuovo progetto su Finale. I nomi, le riconferme, come dicevo, sono veramente poche. C'è il sindaco, il candidato sindaco, sono io che facevo parte della lista Richieri, poi c'è Nicola Viassolo, Gianmario Masazza, che sono assessori uscenti, e come unico consigliere c'è Emiliano Stracci. Le altre sono tutte, come dicevo, novità, professionisti o artigiani o imprenditori. Alessandro Cara, che è un artigiano, voglio dire, un giovane artigiano, del presidente della Società Filarmonica di Finalborgo. Poi c'è le quote femminile, che sono rappresentate da Francesca Casto, una laureanda, Marinella Geremia, Chiara Manarola, Franca Otonello, Guido Oddone, che è un commerciante di Finale, Fabrizio Fornasiero, un altro commerciante, Gino Soraggi, che è un impiegato della Piaggio, e come dicevo, appunto, mancano ancora qualche nome perché deve essere chiusa la lista, attendendo appunto alcune conferme da parte di altre persone.